Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla nona puntata della nostra sanità. Allora, continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva in Italia e la prevalenza della variante inglese del virus è all'86,7%, mentre quella brasiliana sta al 4%. Fatti i debiti calcoli, possiamo vedere che le ultime varianti, a fronte di un numero inferiore di casi, sviluppa purtroppo un numero di decessi quasi uguale. E questo vuol dire che le varianti sono più aggressive. L'ordinanza per le vacanze di Pasqua piomba come un macigno con quarantena e tamponi per chi rientra in Italia dall'estero. È una misura dovuta e sensata per evitare lo stesso errore fatto a settembre con le vacanze estive in Sardegna ed Ibiza, dove non fu applicato e poi sapete quello che è successo. L'ordinanza per le vacanze di Pasqua arriva come un macigno, ma nel frattempo studi hanno confermato la sicurezza ed efficacia anche sui bambini da 12 e 15 anni del vaccino Pfizer. E questo ovviamente allargherà la platea dei vaccinati e quindi bisognerà rimodulare i programmi vaccinali di mezzo mondo, mentre negli Stati Uniti temono una quarta ondata nonostante gli alti tassi di vaccinazione. Uno studio autorevole di questi giorni afferma che le scuole sono sicure e non foriere di contagi, ma va usata cautela, visto che parliamo di un virus che ha una lunga incubazione e che può essere veicolato da positivi asintomatici, anche perché nel periodo analizzato dallo studio era un periodo di quiescenza della pandemia, subito a ridosso della seconda fase, ma oggi è diverso perché al tempo le varianti non c'erano. Tutto questo alla nostra sanità. Sigla. Sì, intende intervenire, non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati, né va bene che siano mandati a essere in contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento al riguardo. Naturalmente la forma di questo provvedimento, come si esplica, le sanzioni, questo è tutto ancora da vedere. Ministro Speranza, su Sì, questo punto. aggiungerei che questa norma è al nostro vaglio. Però dobbiamo anche riconoscere che l'adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto Sì. residuale e io penso che questo vada riconosciuto perché tutti gli operatori sanitari hanno svolto un lavoro straordinario e hanno anche dato un esempio positivo. C'è un pezzetto molto minimale che stiamo provando ora anche a formalizzare sul piano quantitativo e su questo stiamo valutando l'intervento con una norma, ma la stragrande maggioranza dei nostri medici, dei nostri infermieri, in maniera del tutto volontaria, ha risposto positivamente, dando anche il buon esempio rispetto all'obiettivo della. Allora, avete visto, obbligo per i medici di vaccinarsi, ma non solo, anche le misure di Pasqua. Dottor Sabatini, buonasera, Buonasera a benvenuto. tutti, ben venga questa cosa, anche se la sapevamo, ci stavamo chiedendo come mai nessuno prendesse una decisione contro i medici che non si vaccinavano, finalmente è arrivata. Vedremo se a questa decisione seguiranno poi delle ammende, delle punizioni, delle, come dire, Delle grida, riduzioni, qualche cosa, insomma. qualche cosa verrà fuori. Vediamo che cosa succederà, dottor Buono, Ducarini, no, Conte delle Due Sicilie. Benvenuto, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera dottor Pirro, buonasera a tutti. Che dire, siamo alla vigilia di quello che per l'ennesima volta potrebbe essere
inteso come un momento di svolta forse verso un'attenuazione o verso una ripresa. Abbiamo quadri, come è stato già sottolineato, diversi rispetto a quelli di un anno fa, speriamo chiaramente sempre per il meglio, non siamo adusi a facili ottimismi, ma neanche vogliamo fasciarci la testa prima che si sia rotto, per cui confidiamo nella progressione della campagna vaccinale e soprattutto prendiamo atto che comunque la stragrande maggioranza del personale sanitario si è vaccinata, chiaramente d'accordo sul fatto che chi interviene con i malati debba essere in condizioni di essere non certo un veicolo di contagio. Beh, anche questo è vero. Insomma. Però qui nel Lazio, i medici di medicina generale, che avevamo sempre detto nelle puntate precedenti, erano imprescindibili dal buon esito della campagna vaccinale, continuano, mi sembra, a non essere riforniti dai vaccini. E questo lo vedremo, perché andiamo a vedere anche che cosa succede, ma lo vedremo assieme al nostro Mauro Miserendino, la nostra... nostro Riccanaro. No. Il nostro monitor del Nord Italia da Milano, buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera, ecco, Mauro. Buonasera da Ficcanaso. Come va la Ficcanaso, insomma, sì. No, ma Ficcanaso è carina qualcosa, però come va nelle parti del Nord? Allora, stavo guardando un po' i dati, ma non sono riuscito ad attingerli. So che ci deve essere stata una repentina recentissima inversione di tendenza in Lombardia che promette bene, però non sufficiente per far sì che la regione venisse messa in lista arancione, in zona arancione. Restiamo ancora in zona rossa con tutte le conseguenze al momento per la parte scolastica, eccetera, perché ci sono stati giorni molto difficili per le terapie intensive e c'è un trend dei ricoveri che ancora non ha iniziato la discesa. Difatti è questa la cosa, bisogna vedere pure se quanto discende, quando discenderà e se discenderà. Io sono convintissimo che questa sarà una discesa sicuramente inevitabile, perché è una discesa stagionale, che di questo periodo la fa sempre e la farà pure quest'anno. Il problema sta a noi dopo non rifare gli stessi errori dello scorso anno, perché se noi rifacciamo il tara libera tutti e poi dopodiché non ci regoliamo per il periodo estivo, siamo pronti a ripartire per ottobre. Nel frattempo le vaccinazioni vanno. Dottor Sabatini, i dati, vabbè, poi vedremo pure i dati, magari poi li commenteremo, però questo passo in avanti ci mette un po' in... forse è una decisione innovativa quella dell'obbligo vaccinale per i medici in questo periodo, una cosa che è stata avversata per anni, perché tutti dicevano libertà di cura, però un po' di scelta. Adesso è una cosa abbastanza innovativa. Secondo me è un indice di civiltà. Si era sempre detto, anche nel corso delle campagne vaccinali antinfluenzali, che i medici, anche i medici di medicina generale, erano quelli che si vaccinavano meno. Non si è mai capito il motivo, forse superficialità, forse presunzione. Adesso il fatto che ci siano delle sanzioni, da una parte mi fa piacere, ma è un po' come quando misero l'obbligatorietà delle vaccinazioni, si ricorda il ministro Lorenzini. Da una parte mi fa piacere, dall'altra però mi dispiace dover rendermi conto che la nostra nazione, per poter ottenere dei risultati, ha bisogno di obblighi, e sono obblighi tutto sommato abbastanza pesanti. Mi farebbe molto più piacere che ci fosse un minimo di attenzione sulla propria salute e su quella altrui per cercare di capire. Io, una ragazza che si è laureata con me, abbiamo fatto uno studio su come è cambiato il rapporto medico-paziente nel periodo pre e post-Covid, e abbiamo fatto la ricerca su due studi, uno di Roma, il mio, e uno di Brescia. La cosa curiosa è che mentre lo studio di Brescia la gente accede allo studio con attenzione per paura di contagiarsi, nello studio di Roma la gente si protegge per paura di contagiare gli altri, ed è una attenzione che mi ha molto colpito. Ovviamente Brescia sicuramente ha vissuto e sta vivendo dei periodi abbastanza complessi, però questo mi fa pensare che nei posti dove c'è più criticità la gente probabilmente ha paura, e qui invece la paura non c'è. Quindi da una parte sono contento che ci siano questi obblighi, queste possibili sanzioni,
Dall'altra parte mi dispiace, perché in un paese civile e moderno ci dovrebbe essere la sensibilità, che invece mi sembra manchi. Ecco, allora, stavo leggendo i provvedimenti del Consiglio dei Ministri, che poi sembra che sia finito da poco. Addirittura l'ordine dei medici deve trasmettere alla regione o alla provincia l'elenco degli iscritti, e dopodiché l'ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone. Sì, però pare che nello stesso provvedimento c'è scritto che con un'adeguata certificazione si può comunque dimostrare, sì, vabbè, di non aver diritto, cioè di non avere la possibilità di vaccinarsi. Non che c'è la, e immaginiamoci, immaginiamoci quante auto false certificazioni verranno fuori. Ministro Speranza ha detto che il numero dei medici facenti parte di questa minoranza non è pochissimo, alto, sì. Però sicuramente se fanno un provvedimento del genere, sicuramente qualcosa che non va, c'è. Per forza. Sicuramente. Quando si parla di questi provvedimenti di obblighi, e c'è anche chi l'ha fatto in questa circostanza, e viene subito posto da parte di alcuni il rilievo che questo possa essere solo l'inizio e anzi un pericoloso per l'imposizione di norme in quello che dovrebbe essere una scelta personale, e c'è chi paventa l'estensione di altri tipi di obbligo per quelle che sono situazioni che ricorrono nella professione medica. Io credo che si debba avere, come al solito, equilibrio. Non si può applicare analogicamente quello che viene fatto sulle ali di una emergenza mondiale con quello che può essere invece semplicemente uno stratagemma volto a risolvere criticità di sistema che non sono però emergenziali. E quindi io sono dell'avviso che si debba sottolineare il carattere di un provvedimento del genere, limitato nel tempo e nello spazio e limitato a quella che è una situazione simil catastrofica. Non si debba poi usare come strumento per poter andare a intervenire su questioni che invece hanno più il carattere dell'organizzazione che altro. Mi riferisco in particolare a tante questioni, tra cui requisiti, che ne so, obiezioni di coscienza in vari ambiti, insomma tutta una serie di cose che non hanno, o almeno va verificato che abbiano o meno, i caratteri di un qualcosa che interviene per una situazione emergenziale non altrimenti risolvibile. In questo caso credo che questi criteri ci siano e credo che quindi possano essere, se le cose vengono come al solito scritte per bene e vengono risottolineate questa cosa, questi rischi ragionevolmente non ci siano. Allora intanto saluto Lara, che ci conosciamo, che viene sempre a trovarci, e Tiziana, che è fedelissima, che ci guarda sempre ogni martedì sera, ci ascolta, ogni volta che andiamo in onda lei ci saluta sempre e noi la salutiamo. Dottor Misenendino, arriva un po' come un macigno questa cosa qua, per questa legge sull'obbligo, però era un qualcosa che forse doveva essere fatto qualche anno fa e che magari qualcuno gli era piaciuta tanto, insomma. Ci ha provato l'Emilia Romagna, poi c'è stata la legge Lorenzin, quando ha conflitto con l'obbligo di andare a scuola, i due diritti all'istruzione e alla salute sono stati messi sullo stesso piano e questo ha generato una sanzione, ma niente di più, per chi non portava i figli a scuola. Però attenzione, questo non è del tutto corretto, perché con le materne, dalle materne in giù effettivamente c'era proprio un ostacolo, anche perché lì i focolai sono anche più virulenti. Quindi attenzione, c'è stato in ogni caso una presa di coscienza a partire dai genitori dei figli delle materne, che si sono trovati di fronte alla necessità di capire quanto per una collettività possa essere importante l'obbligo vaccinale. Poi effettivamente ci sono le convinzioni delle famiglie. Io non minimizzerei, non farei di tutti i Novax un fascio, nel senso che purtroppo o per fortuna le motivazioni che vengono date sono differenti. Dopodiché adesso siamo in guerra da un anno e invece mi dispiace vedere come si ragioni poco sul fatto che se noi ci vacciniamo poi finalmente riusciamo a andare agli spettacoli, ai concerti,
e a portare di meno le benedette mascherine. Per cui io penso che bisognerebbe che qualcuno facesse la pace con se stesso, mentre qualche volta sento dire né mascherine né vaccini, e questo mi crea interrogativi. Beh, lo so, però sì, a Milano qualche giorno fa hanno fatto anche una manifestazione di liberi di abbracciarsi, queste strane associazioni che sono nate, che poi fanno più male che bene, perché continuano sempre a girare nello stesso modo, aumentando casi, eccetera. Però diciamo che le sanzioni non sono nemmeno tanto leggere, perché ovviamente in caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. Cioè, proprio c'è la sospensione della... Sì, se non puoi adibirlo ad altre mansioni. E questa è una norma abbastanza impegnativa, perché presuppone due pesi e due misure a seconda se la persona è adibibile o meno ad altra mansione. E se è un medico di famiglia? Però, ovvio che il medico di medicina generale... Ecco, questo ti sto dicendo. Il medico di medicina generale lo fa chiudere. Uno che lavora in un ospedale può probabilmente rispondere al telefono. Adesso sto ipotizzando, però essendo un lavoratore dipendente puoi comunque destinarlo ad altro incarico. Il medico di medicina generale deve chiudere. Di fatto, se il medico non si vaccina, non può neanche vaccinare. Quindi il danno che fa ai suoi pazienti è comunque un danno doppio. Ecco, allora qui ci stanno due, attenzione, che qui ci stanno due fasi da analizzare, due situazioni da analizzare. La prima è quella del medico che sta in un ospedale, che al massimo ti mette in una stanzetta, come giustamente ha detto, al centralino, a rispondere al call center dell'URP, e lì lo puoi fare, perché bene o male stai in una stanzetta da solo, o anche magari in smart working da casa. E non è demansionamento, è ricollocamento, perché è ricollocamento. Sei sospeso dal servizio sanitario. Ma il dentista? Il medico di famiglia? L'endocrinologo che ha lo studio per conto suo? Il cardiologo che ha lo studio per conto suo? Ma sul medico, sul medico di famiglia io intravederei delle possibili vie d'uscita. Perché? Perché nel medico di famiglia è fondamentale che vengano svolte le funzioni che svolge la medicina di famiglia. Ma in realtà, da quando è iniziata questa pandemia, e gradatamente, questo ho avuto modo di verificarlo in questi giorni proprio facendo un'analisi disaggregata del mio database relativa a tutti i pazienti, e quindi a raffronto tra quelle che sono le visite in presenza, l'assistenza di tipo telematico, eccetera, effettivamente la funzione deve rimanere coperta al 100%. Funzione telematica, funzione di counseling telefonico, funzione di televisita più o meno artigianale, ma anche funzione di visita a domicilio e di visita comunque in presenza. Il medico di famiglia non può, se non vaccinato, esercitare contemporaneamente l'insieme delle sue funzioni. Potrebbe però, in via teorica e diciamo associandosi, coordinandosi chiaramente con un sostituto che dovrebbe provvedere ad avere, a delegare la funzione in presenza, sia essa domiciliare sia essa diciamo ambulatoriale, a questo sostituto, mantenendo quelle altre funzioni che non sono così secondarie. Se andiamo a vedere quello che succede, ho visto proprio dei cambiamenti a due cifre di percentuali di tipologia di assistenza in qualche anno. Potrebbe in qualche modo alcune parti di questa funzione esercitarle ancora direttamente, delegare soltanto quelle in presenza. Certamente sull'odontoiatra la vedo più difficile, perché essendo lì è qualificabile il tutto al 100% o quantomeno al 98% nell'attività che devi svolgere in presenza, lì non andare e coincide con il chiudere, oppure con mettere un cartello con l'invito ad andare da un collega. Però, dottor Bono, sospensione significa sospensione. Significa sospensione dell'attività di medico, medico di medicina generale. Quindi, volendo dire che tu rispondi al telefono, ma non puoi fare il medico, puoi prendere gli appuntamenti. Perché una visita medica telefonica, adesso ipotizziamo, un teleconsulto. Sì, ma fai smart working, significa comunque atto. Certo, smart working. Contatto con. Però fai sempre il medico. Se tu hai la sospensione dell'attività sanitaria, non puoi, non, come... teoricamente, come la vedo io, non dovresti nemmeno fare il medico per telefono. Ecco, dipende da come viene formulato. Che sospensione, andrebbe fatto con una certa attenzione la formulazione esatta.
si parla di sospensione dall'esercizio della professione, quindi non può fare niente. Non lo puoi fare manco per telefono. Manco quello. Questo mi sembra un po' eccessivo, considerato che l'attività clinica è anche quella relativa a semplici ripetizioni di ricette per patologie croniche che non prevedono necessariamente. Io dissento un pochettino, Francesco, perché sempre che si abbia, però, è come se ti sospendono la patente, non puoi andare in macchina nemmeno. No, se è formulato in questo modo, alza le braccia. Se è formulato in questo modo, alza le braccia. Bisogna vedere la formulazione. Fammi sentire, mi sarei in diverso. Intanto saluto Franco, saluto Alessandro e saluto anche Elisabetta che ci hanno salutato dalla chat del social. Allora, a questo punto, sospensione non è nemmeno un'attività. Qui parla di sospensione dell'attività professionale, quindi teoricamente deve essere menzionato ad una funzione che non sia quella professionale a quel punto. Bisogna vedere che ammortizzatori usano nel dettato della legge, perché poi per applicarla è chiaro che bisogna contemperare con il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e anche delle prerogative regionali. Significa che una regione che non ha medici di famiglia per sostituire un medico che già ha 3.000 in carico perché magari nella sua zona l'altro non c'è più, oppure e fatica ad essere sostituito, si fatica a cambiare con la carenza, oppure è deceduto per Covid, ci sono delle situazioni, ci sono state, adesso penso meno, però sono situazioni in cui effettivamente rischi di far venire meno a grosse fette di popolazione il livello essenziale di assistenza. E a questo punto un medico pietoso che fa la piaga dolorosa, che si chiama Stato, può decidere: senti regione, te la vedi tu, di volta in volta con le singole situazioni del medico libero professionista convenzionato. Quindi proprio nella vostra categoria ci potrebbe essere qualche elemento giurisprudenziale vi ricordate i fumetti della Marvel, fantascienza, ecco, qualche elemento di fantascienza giurisprudenziale. Ecco, a questo punto, sì, però a questo punto volevo dire un'altra cosa, però fortunatamente, a quanto pare, la percentuale è sul 3-4%, parliamo di qualche migliaio di medici che non sono, però il problema non è tanti medici quanto il personale poi sanitario, perché qui parla di personale sanitario, farmacie, parafarmacie e praticamente tutti gli operatori sanitari e che tutti coloro che svolgono negli istituti sanitari, sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, e quindi qui è esteso praticamente a tutti coloro che hanno soltanto la visione di un, perché i medici sono il 4% e va bene, no, e qui ci siamo, ma un infermiere è demansionato, però qui dice che c'è la sospensione di attività professionale. Bisogna vedere esattamente la legge cosa dice, perché il demansionamento non è sospensione di attività professionale, mi fanno fare altro. Esatto, gli infermieri sono, immaginiamo possono essere una percentuale, ammesso e non concesso, un po' superiore ai medici, però in gran parte si tratta di personale dipendente. E lì effettivamente si possono costituire delle possibilità ulteriori di impiego, insomma, di rimansionamento. E operatori sociosanitari invece, quello comincia ad essere un rischio di percentuale a quanto mi è sembrato di leggere un po' più alto. Dopodiché, per quanto riguarda i farmacisti, gli odontoiatri, eccetera, effettivamente qui si apre un altro buco nero, perché non sono neanche stati tanto i primi ad essere convocati per le vaccinazioni, allora, e adesso invece la parte pubblica si arrabbia perché non si vaccinano. Questo sapete è una cosa che comunque ha a che fare con i sentimenti più profondi delle persone. Se io non conto niente per la parte pubblica, il giorno dopo conto 100 perché altrimenti si arrabbia, e io potrei anche arrabbiarmi però pure. Io stavo pensando, se la sospensione potesse essere interpretata come la sospensione dal riconoscimento degli emolumenti, continui a lavorare ma lavori gratis, perché altrimenti se no funziona come lo sciopero. Noi abbiamo sempre saputo, siamo stati massacrati dagli scioperi il venerdì degli autobus, come si chiamano, gli autisti dell'autobus,
su chi ricade? Diciamo, sì, il danno, poi alla fine il danno, il danno di una vacanza non pagata sull'utenza. Quindi il danno della mancanza della presenza di un medico sul posto di lavoro, come diceva Mauro, ricade sull'utenza. Allora, o quando tu fai un provvedimento del genere sai a che cosa va incontro e quindi devi avere uno stuolo di sostituti che lì coppi vanno a sostituire l'eventuale medico che hai messo volontariamente a riposo, oppure non lo paghi e famo prima. E vabbè, allora intanto andiamo un attimo a commentare i dati di questa settimana del cosa. Allora, andiamo a vedere l'andamento dei contagi. Oggi abbiamo 23.904, però c'è stato un aumento dovuto ai casi che non erano stati conteggiati ieri dalla Sicilia, perché sapete che la Sicilia ha avuto un problema grosso, perché hanno scoperto che l'assessorato, adesso non so chi era, quello lì, manipolavano i casi e li spalmavano tutti i giorni per evitare di andare in zona rossa. Allora ho dovuto fare un ricalcolo e quindi qui stanno inseriti anche quello, però purtroppo i decessi sono sempre 467 alti. Guariti 23.744, attualmente positivi scende come trend a meno 324, poi bisogna vedere pure quant'è la cosa, poi terapia intensiva meno 6, ricovero con sito è meno 51 e qui andiamo sul meno e l'isolamento decimale scendono ancora. Sono numeri, per carità, in leggerissima discesa, però a quanto pare non c'è questa inversione proprio, capito, maledetta. L'inversione maledetta non c'è. E io sono convinto che questi qui sono numeri che stanno calando, perché anche nella prima ondata, dovevano calare. Anche nella prima ondata, se voi vi ricordate, quando eravamo tutti molto più ansiosi di sentire tutti i pomeriggi i dati della Protezione Civile, Borrelli allora c'era, che parlava tutti i giorni e non ci spiegavamo come mai, anzi all'inizio si aspettava il picco che non arrivava mai, poi ci si aspettava il plateau, poi ci si aspettava che la cosa scendesse. Mi pare di capire che i provvedimenti che uno prende, cioè i risultati a valle, le ricadute a valle dei provvedimenti che vengono presi sono molto lenti e non sempre corrispondono a quelle che sono le aspettative. Però una cosa si può dire, che mentre nella prima ondata il lockdown fu totale e quindi si poteva giocare su una chiusura quasi al 100%, adesso il lockdown è per finta, quindi io non sono più convinto che certi provvedimenti portino a risultati immediati. Bisogna aspettare probabilmente la vaccinazione, perché tanto io ho visto questi giorni a Roma, e anche se visto con le multe nel primo lockdown fecero, mi pare, in una giornata 6.000 e tante multe. Oggi, ieri hanno fatte 1.000, l'altro ieri quando è stato, hanno fatte 1.000 qualche cosa, quindi c'è anche una riduzione dei controlli. Probabilmente c'è un'indicazione ad essere più leggeri, meno rigorosi. Allora, che le famo a fare queste chiusure che danneggiano soltanto l'economia e soltanto il lavoro? Proviamo a potenziare la vaccinazione. E qui allora torno al discorso di prima, potenziamo, parliamo tanto bene dei medici di medicina generale, ma poi i vaccini non ci sono. E quindi è un giro che si morde la coda. Si morde la coda. Le vaccinazioni potranno portare un calo effettivo della cosa, perché secondo me adesso, fino adesso sì, abbiamo vaccinato gli operatori sanitari, però non abbiamo avuto questa grossa inversione. Intanto, mentre mi risponde il dottor Buono, vediamo pure i dati. Sì, le vaccinazioni potranno sicuramente fare tutto quanto questo, però bisogna secondo me mettere dei correttivi. Cioè, fino adesso siamo andati molto seguendo il discorso scientifico delle schede tecniche, delle indicazioni e della differenziazione dei tipi di vaccino che debbono essere praticati. Secondo me, a fronte di più che di vere e proprie controindicazioni, di limitazioni che sono espresse per alcune categorie che hanno il sapore del dire per te è meglio questo di quest'altro, perché questo probabilmente è insufficiente per darti il grado di protezione che ti dà quell'altro. Però dall'insieme di questa piccola dialettica nasce il principio, emerge il principio che in realtà non è che ce n'è uno di questi che è nocivo. Per cui io credo che forse sarebbe arrivato il momento di mettere da parte tutte queste cose,
di avere il coraggio di premere sull'acceleratore della rapidità di vaccinazione, sull'eliminazione di lacci, lacciuoli, divieti, vie collaterali, certificati, enti che lavorano ognuno per conto suo, magari anche instaurando delle piccole gare, in nome di una liberalizzazione sostanziale della vaccinazione, al di là se questo sia più indicato per l'anziano, questo sia più indicato per il giovane, questo sia più indicato per quello che ha complicanze o meno, perché in nessuno di questi in realtà emerge che è controindicato, che invece sarebbe quello che dovrebbe portare una maggiore cautela. Quindi io in sintesi ribadisco la mia fiducia nella vaccinazione, ma credo che dobbiamo proprio cambiare la strategia, puntare a saturare il più possibile, anche semplicemente con la prima dose, e non tenere più conto di queste piccole preferenze. Un modello inglese praticamente. Sì, perché altrimenti non riusciamo, e sia l'uno sia l'altro e sia l'altro, perché nessuno è controindicato. E se è vero che l'appropriatezza dovrebbe portarci a dare a ciascuno la cosa più giusta, questo è un qualche cosa che ne cozza con la rapidità di intervento. Questo allora, va bene nelle operazioni di profilassi generale, ma non va bene in una situazione in cui dobbiamo sostanzialmente fare presto. Allora, intanto una cosa, mentre rispondo a Alessandro che mi dice anche i farmacisti dovranno essere tutti vaccinati oppure no, sì. Qui parla di farmacie e parafarmacie praticamente, tutte quante devono essere oltre a studi professionali. Allora, poi prima di chiedere un giudizio sui contagi, Mauro mi sentivo si è espresso prima, io però voglio far vedere un'altra diapositiva, far vedere non tanti numeri, quell'altra a fianco, ecco. Allora, queste qui sarebbero la popolazione da 18 anni fino ad arrivare a 12 anni. Perché vi faccio vedere? Questo qui è l'Istat, eh? Perché vi faccio vedere questo grafico? Perché Pfizer-BioNTech ha fatto uno studio sulle vaccinazioni da 12 a 15 anni e pare che il vaccino funziona perfettamente, che non ha grossi effetti collaterali e che quindi potrà essere usato in queste fasce di età. Ora, se qui guardiamo tra 12 e 15, no? Lasciamola perché sennò non leggo e la leggo da là. Da 12 a 15 anni noi abbiamo 2.275.169 soggetti che sono da vaccinare, nuovi, e 2.280.312 altri soggetti che vanno da 15 a 18. Sommandoli sono 4.600.000, insomma circa di soggetti nuovi, moltiplicato per 2 sono altri 8 milioni, oltre quasi 9 milioni di persone da vaccinare. Mauro Miserendino, questa nuova scoperta probabilmente fa sballare i piani nazionali. Beh, è una scoperta interessante. Mi sono occupato poco, ti chiedo, sono da vaccinare quando? Perché il problema fondamentale è questo. Sono da vaccinare? Cioè, no, non quando. Nel momento in cui il vaccino è utile anche per queste fasce, anche queste fasce dovranno essere inserite. Il quando Dio solo sa, però aumenta la platea generale, questi si vanno a sommare a tutto, quindi i piani che erano stati tarati da 18 in su, qualche piccolo problema, 8 milioni di vaccini nuovi li danno. Ma il problema è proprio, cioè è affrontabile nella misura in cui Pfizer dà questi altri 8 milioni in più di vaccini e poi la categoria, ecco, sono figli di generazioni che magari hanno una percentuale un po' più alta di rifiuto al vaccino, magari c'è una dose di genitori, una percentuale di genitori che ha pagato la sanzione per non farli vaccinare a suo tempo, però io devo dire una cosa, questa riottosità al vaccino va anche vista non come un fenomeno culturale di massa, ma in relazione a tempi in cui, molto distanti dall'antipolio, l'antinfluenzale è stato percepito un po' da qualcuno come un lusso, da qualcun altro come un qualcosa di estremamente serio, da qualcun altro come di mirato all'anziano. Effettivamente c'è stata una sorta di deregulation della morale vaccinale. Ecco, questo ha portato a una deregulation ulteriore rispetto agli altri vaccini. Sono scomparsi i giornali
che parlavano di queste cose, o comunque giornali che parlano di queste cose, si chiama anche editoria per il medico, perché è da lì che si forma un'opinione e che poi si proietta sui siti internet. I siti internet sono nati un attimo dopo che erano scomparsi i giornali, e i giornali medici. Attenzione, queste sono delle situazioni che, delle occasioni mancate di creare una coscienza vaccinale. Tutto questo per dire che forse avremo qualche problema in più con queste fasce, ma non certo dovuto ai ragazzi, bensì a noi genitori che spesso ci siamo dovuti privare di qualche consiglio medico in più, di qualche lettura medica migliore del sito web d'occasione. Allora, poi avremo occasione di riaffrontarlo questo problema quando interverranno questi 8 milioni nuovi di persone da vaccinare. Non saranno 8, saranno 7, ma sempre un piccolo problema poi lo dovranno dare. Un'altra delle disposizioni che è stata fatta è quella dello scudo penale per i sanitari vaccinatori. Qui viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose conseguente alla somministrazione di un vaccino anti SARS-CoV-2. In caso di osservanza delle regole cautelari relative all'attività di vaccinazione, viene stabilito in particolare che la punibilità sia esclusa quando l'uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. Allora, vedo che è uno dei provvedimenti che poi si aspettava, ma dove lo dobbiamo andare a analizzare? Adesso intanto abbiamo un video che ha realizzato dalla Fronceo con Filippo Anelli che parla proprio di questo qui, e poi noi ci dobbiamo spostare perché avremo in studio un ospite che già è pronto qui per intervenire, l'avvocato Cazzolla, che ci spiegherà esattamente in che cosa consiste questo scudo penale e che cosa più o meno dove andiamo a parare con questa nuova legge. Allora, intanto vediamo l'intervista del presidente Fnonceo, appena rinnovato poi da qualche giorno, Filippo Anelli, e poi dopo rientriamo in studio con l'ospite. Intanto noi ci saltiamo, saltelliamo, ci spostiamo e ci riassembliamo. Vediamo l'intervista. La sicurezza delle cure, dice la legge, è parte del diritto alla salute, ed i medici sono coloro che hanno giurato di tutelare la salute fisica e psichica di ogni persona. Abbiamo apprezzato l'intervento del Presidente Draghi e la sensibilità del Governo di introdurre una norma che attraverso la vaccinazione del personale sanitario tuteli i cittadini, soprattutto i più fragili. Un requisito questo che per i medici è anche un dovere deontologico. I medici hanno ottemperato al dovere di vaccinarsi, salvo sporadiche eccezioni. Ora serve assicurare loro serenità, approvando una norma che li esima da responsabilità derivanti dal trattamento di una malattia praticamente sconosciuta fino a qualche mese fa come il Covid e dalle conseguenze, anche se rare, della vaccinazione. Allora, rientriamo in studio, abbiamo visto che abbiamo accennato nella prima parte della nostra trasmissione proprio a questo grosso problema della responsabilità professionale e delle vaccinazioni che ovviamente hanno incrementato questo problema proprio alla luce degli effetti collaterali che ci sono stati. Abbiamo parlato un pochettino dello scudo legale, lo scudo penale che si sta discutendo in questi giorni e che pare che venga fatta questa legge, questo decreto legge. Però per far questo noi abbiamo, per parlare perlomeno di questo, abbiamo, come abbiamo annunciato, ospite in studio, l'avvocato Orlando Cazzolla. Buonasera avvocato. Buonasera a lei dottor Pirro. Allora, l'avvocato Cazzolla ha scritto uno dei capitoli di questo libro che poi vi faccio vedere, che ce l'ho qui, intanto lo faccio vedere a mano, poi lo farò vedere anche in grafica. Questo libro si intitola Risk Management nell'emergenza urgenza, è un libro scritto da Pietro Pugliese con la presentazione di Francesco Vaglia, che ricordo che è il direttore dello Spallanzani di Roma, e uno di questi capitoli proprio sulla responsabilità professionale è stato scritto dall'avvocato Cazzolla. Allora, si parla tanto in questi giorni, adesso c'è questo scudo penale, ma come si può risolvere questa questione? Sono medici che hanno fatto la vaccinazione, hanno avuto poi i pazienti l'effetto collaterale, subito immediatamente è intervenuto il giudice, quindi è cominciato ad esserci paura nel vaccinare. Allora, dottor Pirro, intanto la ringrazio dell'invito e un saluto ai telespettatori che ci stanno seguendo.
Dagli organi di stampa, domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare un provvedimento che impropriamente si chiama scudo penale. Da penalista il termine scudo a me non piace tanto. Diciamo che è un provvedimento che dovrebbe costituire un ombrello protettivo per tutti gli esercenti la professione sanitaria che stanno somministrando il vaccino anti-Covid alla popolazione. Dovrebbe, perché ovviamente non conosciamo il testo del provvedimento, prevedere la non punibilità di tutti coloro esercenti la professione sanitaria che somministrano il vaccino alla popolazione nell'eventualità di eventi avversi direttamente o indirettamente collegabili al vaccino stesso. Perché dovrebbe, non ho capito perché... Dottor Piro, guardi... Intanto la faccio salutare anche da Mario Misentino che sta a collegamento da Milano. Come benissimo, dottor... saluto cordialmente dottore, buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera, dottor Misentino. Buonasera a lei, dottore. Buonasera, come andiamo? Vabbè, andiamo bene. Andiamo no? Bene. No, diciamo una cosa. Qui siamo sul dovrebbe. Siamo partiti col dobbiamo, siamo arrivati sul dovrebbe, dottor Misentino. Beh, dopo l'esperienza dello scorso anno, quando ci si sono accodate tutte le aziende sanitarie che avevano già fatto le loro problematiche decisioni, avevano già preso le loro problematiche decisioni per quanto riguarda l'accesso dei pazienti, è chiaro che poi è andato tutto quanto in fumo e quindi da allora sullo scudo legale. Poi abbiamo avuto anche i giuristi che hanno detto che bastavano le sentenze edotte della Cassazione che dicevano che tutto sommato in emergenza molte cose sono consentite, però per invece, la vaccinazione invece pare di no, pare, allora avvocato, perché no? Cioè, perché allora, dovrebbe, in realtà non è allora per fare un attimo di chiarezza, quello che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare è un provvedimento che prevederebbe, ovviamente io dico, uso il condizionale perché il provvedimento ovviamente non lo conosciamo, la non punibilità, quindi quella che nel linguaggio giuridico viene chiamata scriminante, per tutti coloro che somministrano il vaccino, ad eccezione del caso della colpa grave. Cos'è la colpa grave? Lo dobbiamo ricordare. La colpa grave qua è la mancata applicazione di quelle cognizioni generali e fondamentali che in questo caso sono sottese all'esercizio della professione sanitaria, oppure quel difetto di quel minimo di abilità e di perizia nell'uso dei mezzi strumentali e manuali. E quindi, chi lo decide questo? Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prevedere che un medico o un infermiere o un farmacista che somministrano il vaccino ad un paziente sarebbe esente da punibilità nell'ipotesi in cui si verifichi un evento avverso direttamente o indirettamente collegabile alla somministrazione del vaccino. Questo sì, no, volevo sapere chi è colui che dice che questo evento è colpa grave. Tenga presente, dottor Pirro, chi lo decide è il giudice, perché in Italia purtroppo c'è, io non lo considero un bene, un'eccessiva discrezionalità per quanto riguarda la determinazione valutativa e contenutistica del concetto di colpa. Molto è rimesso alla discrezionalità del giudice, quindi il concetto di colpa è molto elastico, è molto aleatorio, tant'è vero che la legge Gelli Bianco non prevede più la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Dottor Misentino, a questo punto non siamo ritornati al punto di partenza, perché se è il giudice che decide se la colpa è grave o no, no? Ristiamo da capo a 12, perché c'è sempre il medico che va a finire sotto un'inquisizione, un'indagine preliminare, cioè non è che abbiamo risolto un granché a questo punto. No. Ma io mi metto nei panni del magistrato, il quale se vede qualcosa che gli sembra un gravissimo effetto del vaccino, o comunque dice ma non posso escluderlo, tra le varie possibilità dice ma gli è stata messa la soluzione fisiologica a questa dose di vaccino che ha praticato, bisogna andarla a vedere, andiamo a fare l'autopsia,
Insomma, ci sono delle cose per cui io non so come, se prima viene disposta l'autopsia, poi a seguito dell'autopsia, cioè ci sono delle cose per cui il magistrato si pone tutta una serie di problemi che interessano la perizia del sanitario. E così come si pone problemi che il sanitario non vede, che interessano la perizia delle istituzioni regolatorie che hanno approvato il vaccino e di tante altre cose. Quindi più di tanto non si può sfuggire all'attacco di colon irritabile che arriva sul momento. Poi è chiaro che più avanti chi ha fatto le cose per bene è veramente tranquillo se c'è uno scudo penale. Ecco, allora a questo punto l'avvocato Garzone giustamente non è cambiato, non cambia un granché. Beh, intanto diciamo, io se come, il provvedimento la cosa, perché appunto come allora intanto vorrei essere perché... chiaro, a mio modesto avviso, se di scudo penale si debba parlare impropriamente, doveva o dovrebbe coinvolgere anche coloro che stanno curando i pazienti negli ospedali per il Covid. Perché non, a mio sommesso avviso non lo si dovrebbe limitare soltanto a coloro che somministrano il vaccino, a mio sommesso, perché potrebbe apparire come discriminatorio. In secondo luogo, comunque noi stiamo facendo una legge che si aggiunge già al codice penale che prevede quelle che si chiamano scriminanti o cause di giustificazione, cioè in questo caso gli esercenti la professione sanitaria stanno adempiendo ad un dovere a seguito di un ordine legittimo della pubblica autorità. E poi non dimentichiamo la legge Geli Bianco, che comunque, anche se in questo momento non sta trovando una grande applicazione perché mancano i decreti attuativi, non è applicata in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, però sicuramente non possiamo non dire che non abbia ridotto la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Ricordiamoci che ha introdotto nel codice penale un articolo per cui se l'evento, quindi morte, omicidio colposo o lesioni personali colpose, è dovuto ad imperizia, bene, l'esercente la professione sanitaria è esente da punibilità, cioè non viene punito quando abbia seguito le linee guida o in mancanza le buone pratiche clinico-assistenziali, purché siano adeguate al caso specifico, al caso concreto. Però a questo punto c'è sempre un'indagine preliminare, sempre un giudice. Questo è fuori discussione. Non cambia niente. Cioè, La magistratura ha l'obbligo barra di diritto di indagare nell'ipotesi appunto di omicidio, di morte, più che omicidio, di morte o di lesioni all'utente e paziente. Non si può, la magistratura ha il diritto di ha l'obbligo di iscrivere nel registro degli indagati qualora giunga notizia di un'ipotesi di reato, ma sicuramente questo provvedimento dovrebbe dare un po' più di serenità al personale che sta somministrando il vaccino, fermo restando che secondo me andrebbe esteso anche al personale degli ospedali. Allora, adesso arriviamo al punto spinoso. Questo punto spinoso lo lancio un attimo a Miserellino, perché lui riesce a trovare queste spigolature meglio di me. La vaccinazione in farmacia. Allora, la vaccinazione in farmacia prevede che qualcuno teoricamente possa sentirsi male, possa pure avere evento avverso quando si fanno tutte queste cose qui. In caso di malpractice là, lì è un problema, perché secondo me la legge Geli non ci cape uno scudo fiscale, ci cape fino a un certo punto, non ci entra fino a un certo punto. Come ci si può regolare? Perché lì parliamo di una professione che fa il lavoro di un'altra professione. Secondo me è la prima volta nella giurisdizione italiana che accada questo. È vero, la finanziaria diceva che il farmacista doveva somministrare sotto controllo medico e con la presenza preferibilmente anche di un altro sanitario, che insomma è praticamente esternalizzare la somministrazione del vaccino. Invece, proprio per avere più bocche di fuoco, come dire, il decreto sostegni inserisce il farmacista da solo, senza questa supervisione, abrogando questo comma 471 della finanziaria, e in pratica dice devi farti questo corso dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma a questo punto dico io,
Se ho una legge Gelli Bianco che mi esenta secondo grado di secondo imperizia, e c'è un'imperizia del medico, c'è un'imperizia del farmacista e c'è un'imperizia di chiunque altro, cioè potrebbe esserci una graduazione di imperizia, perché il medico ha imparato le cose in 6 anni, 7 anni, 11 anni, il farmacista l'ha imparato nel corso del DSS, oltre magari anche facendo le sue soluzioni galeniche, che però non sono un contatto stretto col paziente. Questo è il primo dubbio che mi viene in mente, ma potrebbe essere molto peregrino, molto stupido, io la butto lì, ecco, cioè uno è più imperito di un altro e quindi è meno punibile di un altro. Ecco, allora, io voglio dire questo, mi ha detto, questo decreto ha abolito un articolo di una legge finanziaria, può un decreto abolire un articolo di una legge finanziaria? Ma il problema il problema non è abolire o non abolire, ieri è stato firmato l'accordo quadro per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti, io ne prendo atto, mi limito semplicemente a fare questa constatazione. Nell'eventualità, nell'ipotesi in cui somministrato il vaccino, nel periodo di osservazione, il paziente utente abbia una reazione allergica oppure un evento avverso direttamente o indirettamente collegabile alla somministrazione del vaccino, il farmacista si trova solo ad affrontare una situazione per lui inconsueta è certamente alla quale lo stesso non è abituato. Mi limito solo a registrare questa situazione, a cristallizzarla. Sì, perché la somministrazione di farmaci rispetto a un evento avverso parliamo di un atto medico. Allora a quel punto bisogna dire, cioè siamo arrivati al punto che se una persona si sente male bisogna mettere in atto determinate pratiche mediche. Il farmacista viene autorizzato a fare queste pratiche mediche, però se succede un evento, se succede una causa, è un problema, perché a quel punto non c'è più la... uno potrebbe dire, va bene, ombrelli penali quanto ti pare, ma dopo io me ne vado verso l'abusivo della professione medica. Potrebbe essere una teoria o ti sto dicendo una cacchiata io su questo? È chiaro che potrebbe essere una cosa seria, però è anche vero che se io fossi un magistrato andrei a monte. Se si è impegnato uno Stato a contrattare con i farmacisti un compito di questo genere, vuol dire che aveva avuto delle garanzie a monte, dalla qualità del prodotto, dall'agenzia regolatoria, cioè ci sono tutta una serie di responsabilità che non si può disconoscere. Quando invece è proprio il tema dell'effetto collaterale, e magari c'è più forte questo pensiero sull'atto medico che è stato riservato a una professione diversa, però anche lì tutto sommato bisogna astrarsi dal problema che interessa lì e ora il paziente e il somministratore e guardare come si è finiti in questa situazione. Penso che una protezione civile mobilitata, un commissario mobilitato eccetera sono tutte persone che ci mettono la faccia e quindi in questo processo, in questo procedimento e nel processo che potrebbe seguirne non credo che debbano essere esentate dal dire la loro, anzi. Avvocato, a questo punto l'assicurazione, perché l'assicurazione ci vuole, perché a un certo punto tutti hanno l'assicurazione professionale. Non penso che l'assicurazione delle farmacie copra la somministrazione di farmaci. Non nascondo che è anche un dubbio che io ho, però io vorrei lanciare un messaggio di tranquillità agli esercenti la professione sanitaria per un semplice motivo. C'è un articolo del Codice Civile, il 2236, che riguarda la responsabilità del prestatore d'opera e dice che se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di colpa grave. Qua in questa situazione il Covid attualmente è oggetto di studio, quindi è oggetto anche di differenti trattamenti terapeutici, quindi io penso che in questo momento tutti coloro che hanno a che fare con pazienti affetti dal Covid-19
possano relativamente stare tranquilli, perché a meno che uno non violi quello che io chiamo volgarmente l'ABC della professione sanitaria, cioè non sia in grado di fare le cose elementari, siccome stiamo parlando di un virus che è ancora oggetto di studio, beh, l'articolo 2236, la Cassazione lo ha civile e la Cassazione penale lo considerano un punto cardine per la difesa, per la tutela, più che per la difesa, per la tutela degli esercenti la professione sanitaria. Allora, io vi ricordo, il risk management nell'emergenza urgenza, uno dei capitoli, qui è un libro che si prende su Amazon, mi sembra anche. Io mi permetto solo di dire al dottor Piro che intanto ovviamente il libro non l'ho scritto io, no, l'ha scritto il dottor Pugliese, che è stato risk manager dell'Ares 118 del Lazio, e che ci sono anche le premesse e l'introduzione da parte anche del professor Agro, che è direttore della scuola di specializzazione dell'Università Campus Biomedico di Roma, in direttore della scuola di anestesia e rianimazione. È uno dei capitoli che è stato scritto proprio dalla Voce. Un modestissimo proprio contributo. Vabbè, è proprio questo qui. Allora, io intanto ringrazio l'avvocato della nostra. Grazie a lei, dottor Pirro, e grazie ai telespettatori. Intanto andiamo un attimo in break e poi ritorniamo in studio, perché così continuiamo a parlare non solo di questo, ma anche di altre cose, perché insomma c'è da vedere esattamente questa questione proprio dei vaccini in farmacia come potrà poi evolvere. Dopo lo stop, pubblicità. Come tutti gli anni, aspetteremo l'arrivo della primavera. Da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo. Da una stanza diventata troppo stretta. Da un cortile muto. Come tutti gli anni, sarà la primula, il primo fiore a svegliarsi. Ma questa volta, la sua rinascita è anche la nostra. Viene a dirci che il momento è arrivato di abbandonare l'incertezza e schiudere i nostri colori alla luce del sole, che ci vedrà ancora una volta insieme, come primule che hanno sfidato il gelo. L'Italia rinasce con un fiume. Allora, abbiamo visto che la situazione non è poi così semplice, eh? Attenti a non casa, cioè nei vari spostamenti dello studio ci stava il dottor Bolo, che stava facendo un volo che l'abbiamo ripreso per i capelli, perché stava a volare. C'era lo scalino qua sotto. Pensavo di averci capito qualche cosa. Adesso per te lo so, è difficile. Ho dei dubbi. Guarda, ma cioè, la cosa che mi piace è un argomento complesso. È che la discrezionalità del giudice nessuno l'abbia messa mai in discussione. Cioè, noi stiamo cercando, adesso io la dico scherzando, stiamo cercando di dare una giustificazione logica alla discrezionalità del giudice, che non dovrebbe essere discrezionale. Non trova, dottor Bono? Sì, effettivamente. Adesso la sto semplificando. Sì, è vero, d'altra parte, che alla fine c'è sempre la discrezionalità del giudice. Da un lato, questo può sembrare un dato positivo, perché sarebbe come avere un atteggiamento sartoriale nel confezionare l'abito giusto per la persona, piuttosto che un atteggiamento da grande magazzino in cui dai quella taglia, dai quel drop, il vestito quello è. Ti potrà stare largo, ti potrà stare stretto, ti potrà stare corto, quello ti prendi, perché in relazione a questa forma di standardizzazione. In realtà, come sempre, le cose stanno un po' nel mezzo, perché soprattutto nelle sentenze di primo grado, e considerato poi tutte quelle discrepanze che ci sono tra sentenze di primo e di secondo grado, poi la Cassazione ha già un discorso diverso, ma basta andare a vedere queste situazioni, vedere questi scostamenti che ci sono tra sentenze, tutte e due, che provengono dall'analisi di un giudice spesso di segno opposto, questo ci fa capire come probabilmente siamo in un campo eccessivo di discrezionalità, perché altrimenti io dovrei vedere come rarissima eccezione la discrepanza tra queste sentenze, e dovrei poi chiaramente andare a vedere il perché. Mi aspetterei di vedere delle sfumature dello stesso colore, infatti, non cambiamento totale di colore, di tendenza e di orientamento giurisprudenziale, come spessissimo è capitato. Purtroppo sì. Come anche tutto quello che è il discorso che in fondo faceva l'avvocato, ci sono da un lato le innovazioni che una nuova normativa porta,
Da un lato ci sono anche altri avvocati che io ho avuto anche modo di sentire, che tutto sommato sono abbastanza scettici su questo, poiché sulla base della loro esperienza ritengono che l'esistenza di uno stato di emergenza come questo già in nuce possa, anche in assenza di una normativa specifica, generare delle sentenze esimenti dal punto di vista della responsabilità penale il personale medico. Mi limito solo a dire una piccolissima cosa. Stiamo tanto parlando, lo dicevo prima nel fuori onda, stiamo tanto parlando della responsabilità penale. Ricordiamoci che esiste una responsabilità civile che viene considerata spesso e volentieri secondaria, perché non si parla di carcere, non si parla di udienze aperte al pubblico, non si vedono giudici togati di nero che danno anche quel senso come di sacralità, e delle volte ci dimentichiamo che la responsabilità civile è non meno importante della responsabilità penale, per cui sarà interessante vedere, qualora passi questa normativa, se si creano forbici importanti tra determinazioni della giustizia penale e determinazioni della giustizia civile, perché la giustizia civile, ricordiamoci anche una cosa, viene trasmessa agli eredi, piccolo dato. Quindi il problema è che gli eredi se la pigliano tutta quanta. Vabbè, ho capito. Allora, quindi, a parte questo, quindi dovremmo vederlo, perché per lo meno queste cose devono essere applicate, poi devono essere sviscerate a livello legale. Ma allora, invece io dico una cosa, Mario Serendio. Allora, qui parliamo di agire su di un vaccino, no? Una vaccinazione, poi si agisce perché c'è un qualcosa a posto, cioè questa persona ha un danno grave e quindi si agisce in quel modo a livello penale. Però se lo scudo lavora su quella situazione, ci potrebbero essere però degli interventi intermedi. Allora, il consenso informato non fatto per bene, allora io faccio una rivalsa perché il consenso informato non era fatto bene, una rivalsa perché c'era un'altra, cioè è possibile se shiftare e ad agire a livelli intermedi per creare una causa, a questo punto trovare delle soluzioni intermedie che poi portano però allo stesso problema. E uno è il consenso informato. Però il destinatario a questo punto, il destinatario chi è rispetto a un consenso informato che è stato scritto tre volte? Perché è stato scritto tre volte, la terza è piaciuta al presidente della federazione, perché dice esattamente delle cose che vanno in senso leggermente contrario, ma determinatamente contrario all'esautoramento del medico e del secondo sanitario quando si fa la vaccinazione in farmacia. E attenzione, ci sono questi livelli intermedi che saranno burocratici, in realtà si tratta del Ministero della Salute. Che facciamo? Denunciamo il Ministero della Salute? In realtà siamo di fronte a una guerra, perché è stata la vaccinazione in farmacia o dal dentista nasce dal fatto che arriveranno milioni di vaccini, ci sentiamo in guerra, e però abbiamo una legislazione sulla tutela legale, sulla responsabilità, sulla responsabilità medica e sanitaria, che è di tempo di pace. Per cui attenzione, che anche questa piccola cosa di oggi è una cosa di una certa gravità che ci fa capire come in realtà siamo sempre in guerra, perché la legislazione... Claudio. Non è che il giorno dopo compare questa normativa, che è una cosa pazzesca se vogliamo, perché se immaginiamo, faccio un esempio molto ardito, la Gelli Bianco dice tu non sei punibile penalmente perché praticamente applichi le linee guida, perché nel caso di imperizia soltanto, applichi le linee guida e applicazione delle linee guida, ma soltanto se adeguate al caso concreto. Quindi ricordiamo, linee guida adeguate al caso concreto solo in caso di imperizia, tre punte, diciamo, facciamo la squadra a tre punte. Qui invece salta tutto, dice non sei punibile solo in caso di colpa grave, cioè qui hai una sola punta, e anche il caso di imprudenza o di negligenza tutto sommato ti può venire condonato. Cioè qui stiamo assistendo a una sorta di decapitazione momentanea della legge Gelli Bianco. Non è che potrai estenderlo
alle altre situazioni, perché qui hai uno stato di emergenza sulla gel di bianco, perché ti sei reso conto che la vaccinazione in farmacia era una cosa totalmente fuori dal passato. Infatti è questa la complessità della materia, che ovviamente secondo me più si cerca di fare qualcosa più si complica, perché è complicata a monte, perché è proprio la legge Gelli che secondo me invece doveva esplicitare, invece l'ha complicata, perché probabilmente è frutto di compromessi, e quando una legge viene fatta con il frutto dei compromessi, come la metti, cioè, ritorna tutto come era prima, è un circolo che gira. Non è che però sembrava le leggi che quelle che funzionano sono quelle senza compromessi, avrebbe risolto tutti i problemi, invece i problemi restano, perché indubbiamente la materia è complessa. Vabbè, questo ce l'hanno detto, perché noi non è che siamo avvocati, no? Non siamo avvocati, però ci siamo fidati, no? Insomma, c'è chi si fida del medico per determinate cose. Vi ricordate, all'inizio si diceva, cioè, poi avvocati, serve però, semplicemente però, a dire, prima il medico veniva accusato e si doveva difendere, adesso devi, per poterlo accusare devi mostrare prove. Era un'inversione di tendenza, sì. Si spiegava in maniera così molto banale, ma invece è molto più sottile, è molto più articolata. Allora, molto più articolata. Un'altra cosa che io non so adesso se Mario Risendino l'ha recepita, questa qua, c'è stato uno studio che è stato fatto in questi giorni, che qualche tempo fa è stato fatto, è stato pubblicato adesso, mi sembra sull'Lancet è stato pubblicato, no? E sulle scuole italiane, che dice che praticamente le scuole italiane non sono fonte di contagio per quanto riguarda il coronavirus. Qui mi sembra che il dottor Sabatini l'ha esplicitata questo sì, studio qui. Sì, fuori. La Sara Gandini, docente di statistica medica all'Università di Milano, l'altro giorno a Radio Cusano Campus, ha commentato lo studio scientifico pubblicato appunto sull'Lancet sulla scarsa incidenza della scuola dei contagi da Covid, e fa tutta una riflessione profonda sul fatto che se nella scuola c'è il distanziamento, che nei bambini non c'è contagio facile, quindi tossendo tra bambini non c'è la possibilità di contagiarsi, se c'è l'aereazione degli ambienti scolastici, la scuola, così come si è visto nei teatri o nelle manifestazioni di piazza come i cinema o le manifestazioni musicali, questa possibilità di contagio non c'è. Io non riesco a capire invece perché si continua a chiudere le scuole. Adesso già si paventa dopo Pasqua una richiusura delle scuole, curiosamente all'università, che due settimane fa si potevano fare le lezioni metà in presenza, metà a distanza, la settimana scorsa e questa settimana lezioni solo a distanza, adesso riprendono lezioni. Cioè, secondo me c'è una poca chiarezza. Io sono convinto, e leggendo questo studio me ne convinco ancora di più, sono convinto che la scuola, se ben organizzata, non trasmette il virus. Quello che succede è che non sappiamo prima e dopo, cioè cosa fanno i ragazzi mentre vanno verso la scuola, quindi cosa succede nei mezzi pubblici, cosa succede in strada e che cosa fanno quando escono da scuola, quindi di nuovo per strada e di nuovo con i mezzi pubblici. Quindi dovremmo trovare in qualche modo, forse probabilmente con la vaccinazione, c'è anche da dire, come tutti sappiamo, a parte quello che accennava lei prima, dottor Pirro, che Pfizer e BioNTech e Moderna si stanno mettendo insieme per cercare di vaccinare anche al di sotto dei 12 anni, quindi questo dà probabilmente la possibilità e la stura ad una vaccinazione più precoce, quindi alla soluzione di questi problemi. Io però, come l'ho detto la volta scorsa, lo dico istintivamente, sono convinto che chiudere le scuole sia un grosso errore, anche se da Parigi si paventa la possibilità che dalla settimana prossima si chiuda tutto. Allora, io invece qualche considerazione la fatta e poi ergo a giudici il dottor Buono e il dottor Miserendino, che mi dicono, tra la disputa che ci sarà tra coloro che dicono che questo studio è meraviglioso e io che so che alzo qualche perplessità su quello studio, dove sta poi secondo loro la verità. Intanto quello che si evince da questo studio, che è stato fatto a settembre, ottobre, che è stato il periodo in cui la pandemia
aveva un'evoluzione che è completamente diversa da quella attuale, da quella di oggi. E non c'erano le varianti. Non c'erano le varianti. Che invece adesso sembra siano molto più contagiose. Quindi, e che hanno preso una fascia di età molto più bassa, che prima la prendevano un po' più alta, una fascia di età. Però comunque è uno studio che seconda ci dà possibilità di discutere. Sì, sì, no, seconda cosa, la questione del tracciamento. Se prima era possibile un tracciamento, adesso il tracciamento non è assolutamente possibile. Quindi è possibile che dentro questa stanza ci sia un positivo tra di noi, no? E nessuno, manco se ne è accorto lui, ma non se ne accorgerà mai, e non se ne accorgerà magari un altro che è venuto a contare. Quindi c'è questo 5% di positivi che ci stanno alla base di tutto. Terza cosa, ovviamente, c'è, sì, per carità, gli alunni stavano bene, felici e contenti, però non si sa perché nello studio esce fuori che gli insegnanti avevano un'incidenza di 100 casi per 100.000 abitanti, che era poco meno della metà di quella che era fuori l'incidenza, che era i 200 per, contagi per 100.000 abitanti. Adesso l'incidenza sta a 500 contagi per 100.000 abitanti. Queste sono tutte quante variabili che tu... e poi, ovviamente, la questione degli asintomatici, non puoi sapere se in quella popolazione al tempo non c'erano perché era bassa l'incidenza, e adesso nel quel 5% ci sono. La situazione degli asintomatici vale quindi, sia dentro la scuola che fuori. Però, una discriminante che devi poter mettere... È logico, ma mentre fuori magari stanno ognuno a casa sua, quindi lì saranno tutti attruppati dentro la stessa stanza. Questo potrebbe essere il presidio. Allora, vediamo un po', dottor Buono, ma io personalmente come si colloca? Io personalmente sono un po' scettico sulla questa riapertura delle scuole, ma soltanto per un motivo, perché se lei legge le linee guida scolastiche dell'Istituto Superiore di Sanità, alla luce e quindi filtrata preventivamente da quello che è il crescente aumento dei casi da variante, che nel momento in cui erano state scritte quelle linee guida non era all'86% che è oggi, già allora che era un'incidenza minore, queste linee guida ti dicono che la nuova distanza deve essere portata a 2 metri e poi vicino è scritto, frase tipica in Italia, se possibile. Ora, in quante scuole è effettivamente possibile consentire 2 metri di distanza in luogo di 1 metro di distanza tra gli alunni, più la mascherina, quindi una sorveglianza importante fatta da parte del docente? E è vero che poi tutto quanto questo può avvenire prima e dopo, quindi io sono anche d'accordo col dottor Sabatini quando dice ok, tu a scuola puoi anche fare questo, poi le stesse persone escono e come ho visto io fare lo risolvono con metà in presenza e metà a casa, appunto. Il giorno dopo al contrario, quindi con la metà degli alunni raddoppia la possibilità. Il principio base spazi. Fuori, io ho visto fuori anche in momenti in cui viene organizzato, perché adesso ci sono metodi anche creativi per organizzare le ricreazioni, l'ho vista addirittura con dei posti segnati lungo la strada pubblica con scritto punto di ritrovo della prima A, della prima B, della prima C e così via. E ho assistito, perché stavo facendo una visita a domicilio proprio pochi giorni fa, al fatto che c'era questo capannello di persone che andavano a trascorrere in una situazione di assoluta vicinanza questa ricreazione con mascherine abbassate e sigarette che passavano di bocca in bocca, perché ho visto anche questo. Quindi d'accordo con il dottor Sabatini su questo, però c'è anche da dire che all'interno dell'aula poi si passano 5 o 6 ore, quindi c'è anche una questione di tempo di permanenza. Questi 2 metri sono tanti, 2 metri da assicurare di distanza tra un alunno e l'altro alunno, e che erano consigliate molto tempo prima che arrivassimo a questa percentuale di varianti, mi sembrano piuttosto pericolose. Quindi la mia sentenza, se proprio dobbiamo arrivare a questa, è negativa sulla ripresa della frequenza scolastica in presenza, pur essendo conscio che il momento formativo è importante, che la socialità è importante, che questi ragazzi praticamente hanno perso un anno di vita, perché la vita è fatta anche di tutto quanto quello che c'è prima della scuola, dopo la scuola, dei momenti di aggregazione, però purtroppo le esigenze di salute pubblica, a mio avviso, vengono prima. Questa è la mia posizione. Non parliamo di quelli che non parliamo di quelli che hanno fatto la guerra, che hanno perso i 5, insomma, adesso sentiamo se
un anno di disgrazia, Dio santo, stanno a casa a fare la DAD, non è che non si muore. Tony Sorrentino, a lei per la palla passa a lei per la sentenza. Allora, brevissimo, o vaccinano noi genitori o vaccinano i nostri figli, però questa è la condizione, o l'una o l'altra, per riaprire le scuole in sicurezza, perché se vaccinano me io non rompo più le scatole a mia figlia, ma se vaccinano mia figlia, lei, poverina, che oggi è arrabbiata con i suoi compagni, non tutti, ma quelli che al sabato magari vanno a fare lo struscio davanti a San Siro, a questo punto ha un elemento di tranquillità, perché i figli poi, generalmente, non tutti, cercano di proteggere i genitori. Allora, il problema è che in questo caso non si sentono tutto sommato agevolati in quello che fanno, vanno a scuola e dicono: io sto facendo male ad andare a scuola, perché questo è il problema. Una classe si sente classe anche quando è fuori e bivaccano, e non è quello il male, probabilmente il male è fuori completamente dalla scuola. Quindi o ci vaccinate o vaccinate i nostri figli. Io preferirei essere vaccinato io, ma non perché il vaccino mi fa paura. Ragazzi, hanno anche loro quantità di problemi di vaccini, eccetera, e dovrebbero forse anche essere tenuti più a scuola che a casa, più fuori, non in una campana, ma non a sentire sempre parlare di Covid da noi grandi che abbiamo tanta paura. Allora, è arrivato anche stasera, è volato il tempo, quindi noi staremo le ore a parlare, perché sono argomenti interessantissimi. Io ringrazio e saluto Mauro Misentino da Milano, ci sentiamo prossimamente, in bocca al lupo, al termine della trasmissione gli manderò dei dati che ho io, che usciranno domani, perché attenzione ai giornali di domani, perché faremo uscire uno studio fatto sulle vaccinazioni dei medici di famiglia, gli mando i dati che usciranno domani, stasera, in maniera tale che capisce che non è uno scherzo, perché se gli mando domattina sicuramente sarà questo è uno scherzo, ma invece no, mando una cosa autentica e la denuncio adesso in televisione, insomma. Gli scherzi sono altri, non questi qua. Niente, buon proseguimento, dottor Misentino. Buon proseguimento a voi e splendida serata, mi è piaciuta. Abbiamo parlato di cose giuridiche, che sono la cosa più noiosa del mondo, in modo bello, mi è piaciuto. Sono contento perché l'avvocato mi ha dato una visione molto semplice del nuovo scudo legale, e da lì siamo partiti con le nostre riflessioni, che sono quelle di sempre, però sono sempre diverse. Grazie e buon proseguimento, insomma. Buona settimana, sentiamo martedì prossimo. Saluto da Ficcanaso. Buonasera Mauro, buonasera a tutti, e a questo punto auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. È vero, è Pasqua, mi sono dimenticato, dottor Misentino, buona Pasqua. Buona Pasqua di lockdown. Vai lockdown. Andiamo tutti in lockdown. Magari una bella camminata la facciamo. Intorno a casa sì, secondo me, però. Mascherina e promenade. Perché no? Temo intorno a casa. Loro dicono che uno si può allontanare da casa quanto vuole a piedi e poi ritornare, quindi non è che deve stare lontano, uno si può allontanare dicendo: io sono partito da là, adesso ci ritorno, non che prende la macchina e poi fa il giro, no? Quindi mi sembra che sia questa la regola. Sì, posso, perché ho dei ciclisti, che questo fa morire da ridere, che prendono sta bicicletta, se fanno 72 km, perché giustamente sai, i ciclisti stanno quelli iperallenati, no? E dico: no, ma io tanto ritorno a casa con la bicicletta, e se si ritorna indietro, quindi vanno fuori, praticamente sconfinano il comune e poi tornano a casa, è tutto regolare, però se lo fai in macchina non lo puoi fare. Allora, buona Pasqua, dottor Buono. Auguri cari a tutti, speriamo sempre nel meglio e alla prossima, sempre sperando in notizie migliori. Allora niente, io vi saluto e vi ricordo che l'intervista del dottor dell'avvocato Cazzola sulla questione responsabilità professionale, tutta questa trasmissione li potete rivedere sia in replica appena finita la nostra puntata, e sia sul canale YouTube di Fincilazzo TV.
ci vediamo fra 7 giorni, gli appuntamenti, poi ci saranno altri appuntamenti, non ci sarà lo zoomone del lunedì, questo lunedì, perché il lunedì Pasquetta. È De Pasquetta, lo zoomone di Pasquetta, ce ne andiamo tutti a dormire, ci riposiamo e ripartiamo da martedì. Buonanotte a tutti e buona Pasqua.